cosa, anche se non è previsto dall'ordine del giorno, ero solo per ricordare due azioni meritevoli dei nostri due concittadini piccoli, diciamo, una di 8 anni e una di 8 anni, l'altra di massimo di 16-15. Niente, fondamentalmente la nostra intenzione è riconoscere quanto fatto da Agnese Zani e da Giada Pedersoli. Agnese è praticamente risultata vincitrice di questo concorso Participo Presente come me e gli altri, indetto dalla consulta pastorale giovanile e da Riforma Giovani, dalla Riforma Giovani della Camonica, e quindi volevamo appunto congratularci e ringraziarla per quanto ha fatto comunque per il paese di Osmo, visto che è buona cosa che un giovane comunque faccia parlare del suo paese in bene, ed è una cosa purtroppo molto rara di questi tempi qui. Mentre invece l'altro caso recentissimo, proprio di due o tre giorni fa, di Giada Pedersoli, questa bambina di 8 anni, che ha vinto un concorso a livello nazionale dentro la maison di Laura Ghiozzotti della ditta Matter, praticamente creando il vestitino della prossima Barbie, la famosa bambola, e quindi la prossima edizione sarà vestita grazie a una bambina cinese, ed è anche qui una cosa meritevole a cui va sicuramente, penso, il riconoscimento unanime da parte del Consiglio Comunale e dalla cittadinanza di Osmo. Tutto qui. Faremo una piccola Esatto, gliela daremo male nelle feste. Anche perché era un vestito di Laura Ghiozzotti per lei. E quindi è una piccola domanda. Esatto, visto che ha fatto parlare di noi. Ha fatto parlare di noi bene, sono due ragazze comunque giovanissime, perché si tratta di 8 e 15 anni, quindi se questa è la partenza, sicuramente è molto molto rosico. Con quest'ultima cosa salutiamo, arrivederci.